debutto vero, sente qualcosa di diverso, di particolare? Sicuramente tutta l'atmosfera, tutto quello che si è creato ha fatto sì che questa settimana sia un po' particolare, però diciamo che ci siamo subito, no? Immerso nel lavoro e con la consapevolezza che sono i primi tre punti validi che sono in palio, e allora siamo veramente contenti. Abbiamo lavorato anche bene fino ad ora, sarà l'ultimo allenamento vero. Pronto il Brescia? Pronto, sì, pronto, ha lavorato, il Brescia ha lavorato fino ad ora, sempre con l'idea di questo giorno che viene domani, e siamo lì, siamo pronti per affrontare e per fare una partita vera. L'ha disturbato il fatto che si pensava non si giocava, poi si gioca, l'ha disturbato un po' nella preparazione della partita? Dico che diciamo che la settimana è stata un po' particolare, però ovvio, più che altro era più quello che si leggeva di quello che ci poteva, no, andare a creare del problema, perché comunque noi abbiamo fatto la programmazione convinti che si iniziasse già. Allora, in quel senso no, però ovviamente leggere magari delle notizie di qua, di là, ovviamente qualche distrazione l'ha creata, però è il nostro compito, no? Appena si vedono queste distrazioni, di mettere i ragazzi in carrellata e dire che comunque noi dobbiamo lavorare verso quello che era il nostro obiettivo di fare la prima campionata. C'è grande entusiasmo, c'è grande passione, c'è curiosità per questa prima partita in campionato. L'entusiasmo è una responsabilità in più? Forma parte del calcio e io penso che ci sono tante responsabilità che abbiamo, però è pur sempre un gioco, no? E io penso che un po' di leggerezza bisogna averla. Sappiamo che ci sono tante aspettative per questa prima del campionato e i ragazzi lo sanno. È un gruppo nuovo, ha lavorato benissimo e adesso tocca a noi ovviamente. Quello che chiedo ai ragazzi è sempre, no, l'affronto, come affrontare la prima. Io penso che tutto dipende da noi, del nostro approccio iniziale, e dopo tutto viene da solo. Con i nuovi arrivi, quanto più forte? Sicuramente sono stati innesti che ci danno una mano, ce la daranno sicuramente. E ancora ovviamente, a parte Simone, che sicuramente è quello di più esperienza, gli altri sono ragazzi che dobbiamo valutarli ancora, però sappiamo di quello che ci possono dare. Siamo contenti perché comunque la rosa ormai siamo, diciamo, al completo. Adesso tocca a noi andare in campo e far sì che questo possa darci qualche punticino in più. Sono molto contento, perché ho trovato un gruppo disponibile, ho trovato una grande società che sta facendo di tutto perché questo Brescia torni a essere protagonista, e adesso dipende a me in primis e poi a tutti i miei collaboratori di far sì che questa macchina possa funzionare bene. Sappiamo che non sarà facile, però io dico, come tutto nella vita, non bisogna affrontarla, e noi siamo disposti a fare sempre il primo passo. Questa settimana lei ha conosciuto anche Tonali, che non aveva ancora avuto a disposizione. Come l'ha trovato? Può già tornare utile? Deve lavorare? Il ragazzo, sai, è sempre l'età, no, che aiuta. Ovviamente un ragazzo di 18 anni, io penso che anche se tu le hai detto di andare a fare vacanza, sicuramente non le ha fatte. Perché comunque forma parte del professionalismo adesso dei ragazzi. Poi lui, che veniva di una nazionale, sapendo che comunque iniziava già il campionato e il ritiro,
non si è mai staccato fondamentalmente. Lui ha fatto un paio di allenamenti e lo vedo bene, vedo molto, molto coinvolto e sembra addirittura che sia da più di tempo che sta lavorando con noi. E quello è la mostra del gruppo che è, della voglia che ci ha e di che tutti vogliono formare parte di questo gruppo. Io sono solo contento di trovarmi ragazzi con questa disponibilità che ovviamente ti facilitano le cose. Con Nesta che sfida è in panchina? Io penso, il bello è che non possiamo avere contatto, no? Perché comunque quando si giocava si aveva contatto. Il fatto che possiamo solo chiacchierare o dirci delle cose uno di affianco all'altro rimane sempre più facile. Ovviamente dopo saranno i nostri ragazzi a dire che partita sarà. Io penso di sì, no, adesso non ricordo, però no proprio a lui perché non essendo portiere mi viene difficile, però magari alla sua squadra sicuramente. Sì. E il difensore più forte con cui ha mai giocato contro? Lui forma parte di uno di quelli, sicuramente, perché non si può negare della qualità che era. Lui era un grande, è sempre stato un grande, per sempre pure del passato, no? Già una sfida da playoff quella di domani. Penso che adesso è un po' prematuro dirlo. No, perché comunque anche il Perugia è una squadra che ha fatto un mercato importante. Loro hanno fatto, penso, gli ultimi giorni del mercato hanno fatto degli innesti importanti. Ovviamente quando si parla di questa parola playoff fa gol a tutti. Noi speriamo di lavorare bene e di essere tra quelle su, perché comunque sappiamo che non sarà facile, però il Brescia dovrà giocare da Brescia. Adesso siamo come un bel gruppo, un gruppo che vuole, che me lo ha dimostrato in queste due partite. C'è da migliorare, però penso che si può ambire a qualcosa di importante. Dicevo, ho l'impressione, visto che tutti riconoscono che la squadra che ha a disposizione Suazo l'impressione che troveremo di fronte spesso avversari che proveranno a non farci giocare, che avranno come prima idea quella di difendersi magari in 12 più pullman. Ha messo in conto anche questo? Cioè è una cosa che, come dire, ragionevolmente dovremmo aspettarci, al di là del fatto che Perugia è comunque una squadra sulla carta ambiziosa? Sul fatto, su questa analisi che hai fatto, l'unica cosa bella che mi rimane è che dire che avremo sempre la palla noi. E quello vuol dire un aspetto positivo. Ovviamente troveremo, tutto dipende, penso che dipende dalle partite, perché ormai non si sa come va. È una delle caratteristiche che si dice della Serie B, che le squadre si mettono dietro, però me è prematuro dire. Però sì, noi abbiamo lavorato su tanti aspetti, su tante evoluzioni delle partite e siamo pronti a qualsiasi di queste che possano avverarsi. Abbiamo lavorato per quello, abbiamo dei giocatori che ci possono dare qualche opportunità, qualche soluzione in più e questo mi rende ancora più sereno. Ernesto sta migliorando e adesso penso che oggi lo valutiamo, ma penso che sarà molto difficile perché comunque sta recuperando. Ancora non ho dato le convocazioni, ma lo valuteremo oggi e vediamo come sta. No, tutti a posto. Dietro a destra, Sabelli, Rondanini, Sabelli no, perché è squalificato. Ronda, Ivan è disponibile, Matteo è disponibile. Di solito nei campionati si dice di vince chi subisce meno gol. L'anno scorso l'Empoli aveva la decima difesa del campionato e ha vinto il campionato con un attacco da 88 gol a seconda 67. E quello è il punto di riferimento suo, cioè di una squadra che pensa più a segnare più che a coprirsi. Ma per un po' le caratteristiche, no? È quello che
Vorrei avere un Brescia che proponga. Ovviamente se noi proponiamo e troviamo delle soluzioni, è più facile trovare delle soluzioni in avanti e più facile fare gol. Ovviamente come tutte le partite, dipende da quanti gol fai, al di là di quanto ti possa difendere. Io penso che la nostra idea deve essere quella di proporre e ovviamente non possiamo ovviare l'avversario, però penso che Brescia sarà un equipo che proporrà e poi io spero di trovare tutti i miei ragazzi pronti e che possano fare tanti gol. L'ultimo per me, lei a Cagliari ha avuto Melchiorre Andi, infatti sono due giocatori che ritrovo domani, che tipo di attaccanti sono, tiene particolarmente, soprattutto qua nel multigol? Io penso che loro hanno delle ottime qualità, sono tutti due giocatori veloci, abbiamo lavorato anche per quello. Io penso che siamo pronti a qualsiasi evenienza. Il bello del calcio è questo, no? Che quando vai in campo ti trovi delle situazioni che devi fare in modo di andare avanti. E noi abbiamo fatto tutto questo in tutto questo periodo per trovarci pronti e penso che siamo pronti. Tutti sono disponibili, ecco perché dico che ho un gruppo di ragazzi che evidentemente tutti vogliono essere in campo e quando trovi ragazzi così, come lei ha detto, dell'olio che aveva te i punti, è tutto pronto e si sta allenando. Viviani che aveva il problema alla caviglia è pronto, si sta allenando, tocca a me scegliere, però sono contento di avere una rosa con questa voglia e con questa determinazione. Stiamo valutando anche questo, perché ovviamente tutto un insieme, no? Dell'Olio, Viviani, sono tutti, e più Sandro, sono tutti giocatori che giocano, no? da play, e valuto quello che ovviamente starà meglio. Grazie.